Misure per la nuova divisa. Ok. La foto per il badge. D'accordo, direttore, grazie. D'accordo? Sì, d'accordo. Sì. Ok. 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 Papi. Va. Sempre io. Io non capisco. Io non riesco a capire. Io non me lo chiedo, cioè, ma dove avrei visto questa cosa? Cioè, io non so, non lo so. Ma adesso voglio avvertire Capri, voglio avvertire Capri. Sì, glielo voglio dire. No, glielo devo dire. Capri, ciao Capri, sì. Devi affacciarti un attimo. No, devi affacciarti un attimo nella hall perché devi vederla. No. Devi vedere la nuova arrivata. La devi vedere. Una cosa impressionante. No. No, tesoro. Non è come me, tesoro, no. No, la devi vedere. Devi vederla, Capri. Devi venire a vederla. Sì. Ok, per l'aperitivo, la per cena, cena e disco. Ok, per stasera va bene. Ok, finisci con un'ora prima. Certo? Un'ora prima, sì. Per l'aperitivo, sì. Oh, c'è il cambio, c'è tutto qua. Mi sono portata via anche il profumo, tutto. Tutto quanto, sì. Ok, Gabri? Ok, a dopo. Ciao. Ah, vieni a vederla. Sì. Scusa cara, scusa, puoi venire un attimo? Vieni, sì, vieni. Allora cara, adesso ti prenderò alcune info personali. Sì, ho bisogno di alcune info. Nome e cognome.
data di nascita. Paese di nascita. Scuole che hai frequentato. Un attimo perché mi sei inseppata tutto. Ma Sabri, ma perché questi computer si inceppano sempre oggi? Se lo vuoi fare che non va. Va bene. Andiamo avanti, va. Bene. Ah, mi dice suoi hobby. Il motivo non ti devi interessare. Rispondi alle mie domande e andiamo benissimo. Ok. Bene. Altezza. Il tuo peso. Perché devo prenderti il peso? Tesoro caro, siamo in un'agenzia di moda e quindi sono opportune le misure, anche se vedo che dovrei prescriverti qualche rimedio per perdere un po' di chili, perché vabbè, peso. Tuo colore preferito. Serve per il beige. Ok. Bene, cara. Ok. Ah, vuoi sapere la marca del mio profumo? Questo è l'ultimo profumo. Direttamente da Parigi. Le vuoi un po'? Tieni. Ecco. Sì, perché che cosa indossavi tu prima? Ah, non indossavi il profumo. Il deodorante. Ah. Allora te ne spruzzo un altro po'. Così sarai pronta per il direttore, che dopo ti riceverà. Allora, devo prenderti le misure per la nuova divisa. Allora. No, stai normale, stai serena, stai tranquilla, rilassa il volto. Rilassa. Rilassa le guanciotte. Rilassa. No, non fare così con le ciglia. Devi essere normale. Stai normale con le ciglia. Volto rilassato. Rilassa. Fai un respiro. Sabri, glielo dici tu. Rilassati. Fai un respiro profondo che ti devo prendere le misure. Stiamo adesso di qua. Ok. Allarga le braccia. Devo prendere anche la misura qua. Aspetta che le vado a trascrivere in tanto. Ecco qua.
No, stai dritta, devi stare dritta, dritta, così, dritta. Ok, il rifiuto, vabbè, queste possono bastare. Stampiamo il tutto. Sulle statistiche. Come mi dici un attimo i tuoi hobby, le ultime esperienze lavorative che hai avuto? Vado a trascrivere anche questo. È importante. È importante perché. Importante perché dobbiamo avere un quadro generale della tua persona. Sì. Mi fai lega. Certo, sì, per stasera. Sì, tu fai il parrucco. Sì, mi devo fare anche le unghie. Sì. Ma chiedo al direttore di farmi le shadow un'ora prima, anzi due, così ho tempo di farmi il manicure, va bene. Ciao, tesoro, ciao. Sabri, era l'estetista che l'ha chiesto. Se dovevo farmi le unghie, sì, per la pellicina di stasera. Ci sei anche tu, eh? Bene, mi fa piacere. Dove eravamo rimasti? Sì, i tuoi hobby. Cucina. Dalla tua stanza. Era il falese che ti piacesse la cucina. Soprattutto i panini da chilo. L'avevo immaginato. Cucina. Se mai ti faremo mettere nel reparto cucina, nella mensa. Dio. Dio, che è adesso? Oddio. Nel cassetto, nella stanza, sì, nel cassetto dell'archivio, nella stanza 8. Va bene, ciao. Ci sei anche tu la cena stasera? Perfetto, ciao. Bacio, ciao. La Patri, sì, voleva sapere dove era la pratica, sì. Dell'ultima campagnina viva, sì. Allora, ti avviso che adesso ti mando dal direttore e dopo lui deciderà in quale ambito metterti. Allora, sicuramente ti metterà in ambito della mensa, perché sapri, diglielo anche tu che. Allora, io ti posso consigliare. Accetta i miei consigli, cara, accettali perché sono importanti. Vai al supermercato, prendi i semi di chia, li metti in acqua la sera prima, questi si gonfiano la mattina dopo e li bevi a digiuno perché ti fanno. Te lo giuro, ti fanno pulire l'intestino. E poi ti devo dare anche il numero del mio dentologo. Adesso lo chiamo. No, guarda, ti do il biglietto da visita suo.
No, lo chiamo, ti fisso un appuntamento perché non è possibile. Non è possibile. No, Sabri, diglielo anche tu. In questa agenzia di moda non accettiamo extra large. La taglia che porti, scusa. Una 5. Una 5. No, scusa, cara, non è per offendere. Ma io non so il direttore cosa abbia visto in live. No, no, io ti devo chiamare il numero di Victor. Sì, ciao. Ciao, ciao, sì. Ah, no, niente, lavoro tutto ok, cara, lavoro tutto ok. Sì, solo che c'ho qua una nuova arrivata che avrebbe bisogno di una curetta intensiva, molto intensiva. Posso dare l'appuntamento domani mattina? Perfetto, l'avviso subito. Gli do subito il tuo biglietto da visita. Ah, gli posso dare il tuo numero di telefono? Ok, gli do anche il tuo indirizzo. Ok, perfetto. Bene, cara, ho chiamato la mia dietologa e domani mattina alle ore 10 puntuale, perché lei odia la gente che non è puntuale, quindi per favore non mi fare brutte figure. Non ti preoccupare per il lavoro. Ti faccio prendere un permesso. Ma sì, lo dico io al direttore. Madonna, sì, lo dico io al direttore. Sì, direttore, ho quasi finito con lei, sì. No, volevo dirti che ho preso un permesso per la nuova arrivata, sì, domani. Ah, no, ma... Ha la foto che le ho mandato sul curriculum. È ritoccata, perché se la vedi, non è come nella foto. Quindi l'ho prescritto domani un appuntamento con la mia dietologa. Lo so, tesoro, che ho fatto bene. Va bene, te la mando su tra poco, sì. Finisco di prendere le info e poi te la mando. Ok? Ciao, baci. Cara, sì, cara. Oh. Sì, certo, cara, adesso finiamo di prendere. Ah, un attimo. Ti devo fare la foto per il badge. Ok, stai dritta. No, ma no, devi stare zitta, sorridi. No, forse è meglio che non sorridi. Ok, così, ci dà un po' la testa, ci dà la testa. Copri un po' qua la fronte, anche di là. Puoi toglierti gli occhiali, per favore? Capelli, mettiti i capelli così. Ecco i capelli, anche se copri tutto. Va bene così. Perfetto così, non ti muovi. Non ti muovere. Oh, così, perfetto. Alla ringosta. Un attimo che la carichiamo sul computer. Sì, stampiamo il tutto. Puoi andare. Vai, vai.
Primo piano, porta a destra. Non puoi sbagliare. Saluti. Certo che questa Sabri non so il direttore cosa abbia visto. Si sarà proprio da divertirsi con questa. Ah, te la seguo. Le renderò la vita impossibile.